Buongiorno a tutti, siamo alla sorpresa. Che cosa c'ha questa da brontolare? Per cosa si vergogna? Cosa è successo? Violazione della privacy, gravissimo. Siamo arrivati alla convivenza. Per ora tutti e quattro i nostri eroi, la nostra militare, che a lui ancora non va molto giù la cosa, e lui invece, essendo un paranoico, vuole invece cambiare lavoro, ovviamente, no? Se no che servono gli aggiornamenti, per cui ha già lasciato il suo lavoro da militare, che per un paranoico non è il massimo, e vuole fare il programmatore freelance, perché vuole scoprire i segreti che si nascondono dietro il governo. Insomma, lui è terrorizzato e vuole cercare esperti informatico. Ok, adesso vai pure a dormire, domani cercherai un ingaggio. Dormi. E allora, siccome loro hanno portato un bel gruzzolo, ne ho già spesa una buona parte per fare un'altra scrivania, visto che sia la scienziata che lui. Tu vai a letto, tesoro, te l'ho già detto, ma cosa fai sempre l'argilla, amor mio? Oh, lei allenati a combattere, ha fatto solo il 25% perché ci vuole una vita arrivare al 100%. E lui prepara il cibo fatto al 50%. Intrapresa la carriera da freelance e lui vuole scoprire i segreti che si nascondono, quindi praticamente hackererà, farà delle cose. Appena si sveglia, aiuta a crittare dati privati. Questo è il suo, proprio il suo. Ok, quando si sveglia, cercherà questo, chiacchiera con il cliente e cripta i file. Poi, niente, lei scienziata, è rimasta scienziata e lui appena si sveglia, facciamo che luci automatiche, tutte le luci, che le bollette, vabbè che ormai siete ricchi, hanno portato un bel po' di soldini loro, i fratelli Lennox, e qui ci abbiamo aggiunto un angolino, gli ho aggiunto, lui c'ha la camera tutta da figlio dei fiori, con le canne di bambù, gli incensi, il suo tappetino per lo yoga. Questa è già sveglia. Cos'ha che non va? Cosa c'è? Oh, avevi bisogno di far la pipì. E mo c'hai fame, vediamo se giù c'è qualcosa. Intanto butta il cibo avariato. Cominciamo con questo. Lui vescica, anche lui, perciò l'energia è a posto. Vieni qua giù, usa questo qui e servi una bella colazione. Servi la colazione che vada bene anche per te. Le frittelle è l'unica, uova e toast adatto ai vegetariani. Allora facciamo uova e toast. Ok, lei fra poco va a lavorare. Ma questa sera lui ha deciso di portarla. Tu devi andare a lavorare, amor mio, lo so, tesoro. Ah, lavora da casa, va, cos'è? Marcia intorno, allenati alla macchina d'allenamento, perfetto. È qua giù, per cui è questa qui, no? È questa la macchina d'allenamento, no? È quella della palestra, il tapis roulant. Vabbè, poi glielo compriamo, dai, i soldi ci sono. Lei fra 4 ore va a lavorare, lui sta preparando le uova col toast e
E lui dorme alla grande e c'ha fame, perciò appena si sveglia lo mandiamo giù a mangiare. E ormai c'è il grande amore fra di loro, tutti e quattro si amano alla follia. Tu devi andare a lavorare, amore, non puoi mangiare, tesoro, non puoi. Vai al lavoro, gioia mia. Ah, già, che scema, sta lavorando da casa. Stupida che sono. Allora, prima o poi seguirò anche lei al laboratorio di scienze per farla andare avanti. Tu ti puoi anche svegliare, tesoro mio, perché lui ha appena servito delle. Prendi una porzione e anche tu prendi una porzione. Stasera lui ha deciso di portarla in quel ristorantino scalcagnato, vecchio, tenuto malissimo, ma dice: ti assicuro che si mangia benissimo. C'è sia cucina vegetariana che cucina per chi non è vegetariano. È ora che ti svegli tu, tesoro, sì? Devi anche fare il lavoro, e poi vai, amor mio, vai a mangiare qualcosa, su. Allora, oh, quegli spaghetti, che peccato, mamma mia, come mi piange il cuore. Ah, oddio, c'ho il move object, lo tolgo. Is off, ok. No, non me lo fa mettere nel cestino. Povero, li ha cucinati ieri sera. Perché non me lo fai buttare nel cestino? Ma io non capisco veramente. C'è anche qua fuori un cestino. C'era qui, l'avevo messo. Vabbè, facciamo che poi ripulisci, eh? Ah, è lei che lo. Cosa vuole fare? Lo sta ripulendo. Brava, bravissima. Providence che pulisci tutto bene. Per cui fra poco facciamo fare le loro attività. Lui vuole, vediamo se ha raggiunto il top. Fra 30 minuti ha completato tutto, va a lavorare, rimane solo Providence a casa. No, con suo fratello rimane Providence, per cui suo fratello adesso chiacchiererà con il cliente e va su perché lui fa tutto in gran segreto. Dice: oh ragazzi, io qui sto per scoprire delle cose folli, quindi freelance chiacchiera con il cliente. Mentre tu, gioia bella, vai a fare ginnastica alla macchina di allenamento, allenamento energico. Tu, gioia, preparati ad andare a lavorare. Dai che sei promosso oggi, su, bravo amore, vai. Tu ancora hai 48 minuti, tu ti stai andando ad allenare e tu stai chiacchierando con il cliente. Muy bien, muy bien, muy bien. Molto bene, anche a loro ho fatto la camera tutta sui toni del verde, mentre lui, ovviamente, il nostro Douglas, c'ha tutto in azzurro, tutto su, la cultura un po' orientale, le canne di bambù, il lampadario quello coi fiori di ciliegio, insomma, lui lo sappiamo che è un figlio dei fiori. Facciamo finire il lavoro a Douglas. Tu cosa ci fai a casa? Ah, ok, 20 minuti, benissimo. E facciamo finire il lavoro al sergente minore. Lui ci ha provato, Douglas, a dirle: ma sei sicura che vuoi fare il militare? Sì, lei è decisa. Lei ama moltissimo l'esercito, i suoi compagni di armi, e nessuno potrà mai convincerla questa non partecipare. Oggi poi partecipo io. Questa va, ah, lui non può metterla nell'inventario.
E quindi lei assolutamente vuole fare parte dell'esercito. Ecco che vanno tutti a lavorare. Vediamo se lui. Ah, lui ha finito di chiacchierare. Eh no, gioia mia, non te la cavi così, amor santo. Pigrone, adesso devi criptare i file. Te l'hai voluto tu, sto lavoro nuovo per scoprire i segreti della NASA, i segreti del governo. Tu cosa fai? Allenati alla macchina di allenamento? Non l'hai proprio fatto, gioia mia. Capisco che vuoi pulire, ma poi ti rimetti a fare l'allenamento. E io direi che ci vediamo stasera quando lui chiederà a Providence un appuntamento per portarla in quel ristorantino. Sporco, tenuto male, ma dove si mangia veramente molto bene. La bettola. Ed eccolo, Douglas è tornato a casa felice e contento perché è stato promosso capo lavapiatti. Lui è troppo felice. Adesso va a far due coccole alla sua. No, cosa ci fa quel libro per terra? Allora, Doug, fai due coccole a lei, romantico, complimentati per l'aspetto, poi fai romantico, baciala e poi le dai un appuntamento. Romantico, chiedi un appuntamento e la porti in quel ristorantino alla bettola. Sì, certo, vai. Ok, andiamo alla bettola. Ed eccoli arrivati alla bettola. Adesso ve la faccio vedere. Stoppo un attimo, metto sui muri. Come vedete è un locale parecchio trascurato, ecco così. Ma soprattutto una volta questo era un magazzino e quando l'attuale proprietario l'ha acquistato e ha sbattuto tutto nel giardino sul retro, alambicchi, scatole, scatoloni. Poi c'è, insomma, ovviamente questi hanno fatto ragnatele, c'è pieno di ragnatele, le scatole si sono marcite, c'è un po' di tutto, anche rifiuti poco igienici per un ristorante, altre ragnatele, insomma, è pieno di roba. Però, ripeto, qua lui ha steso dei rampicanti per nascondere un po' e hanno questo tavolo, questi tavoli qua all'esterno e qualche tavolo c'è anche all'interno. Non hanno potuto ristrutturare nulla, però insomma hanno aperto come meglio potevano. La cosa grandiosa è che c'è un grande chef, quindi si mangia veramente bene, come spesso in questi posti un po' da camionisti, da dove si mangia, una trattoria dove si mangia molto bene. Quindi lui adesso. Ma come? Quel tavolo lì è stato chiesto da altri avventori. Che pizza, chiedi qui. E vabbè, mo, non possiamo avere un tavolo da due? E pigliamo questo, e vabbè, però cavoli, non va bene. Volevo un tavolo da due io. Non è che mo facciamo come nei villaggi vacanze che si sta in quattro in un tavolo, piuttosto tolgo due sedie. Amicizia, guardate che roba, quanta gente viene in questo ristorante e vogliono mangiare tutti fuori. E i camerieri sono tutti vestiti da chissà perché quello lì ha gli stivali da freddo, boh.
Io l'avevo vestita, ah no, c'ha gli stivali di gomma, ok, sì, no, sono scarpe da tennis. Anche i camerieri sono vestiti proprio così, molto informali, e anche qui è necessario. Ordina per il tavolo e speriamo che abbiano tutti fame però, perché allora, le bevande, loro si prendono una bella birretta, le APA per due. E lei ha un po' gli stessi gusti, eh? Però lei mangia la carne, invece lui no. Quindi lui si prende, bah, il bel puri col caldo che fa, mi sembra eccessivo. Si prende anche questo, un po' eccessivo. Un burrito vegetariano per lui. E lei invece adora il pesce, anche questo no, allora il tacos al tofu. Hot dog, lei si prende, qui c'è il dolce per cui lei si prende un arrosto a corona, dice ti dispiace se mangio qualcosa di non vegetariano, ma no, figurati, sei libera di mangiare quello che vuoi. Anche se a lui un pochino dispiace, però è talmente innamorato, ragazzi, che... Ok, qualcuno deve andare in bagno. Allora, tu vai in bagno. Due bagnetti molto semplici, qual è uomo e donna? Oddio, io non capisco se quella è una donna o un uomo. È un uomo, ok. Vai, usa e poi torni a tavola. Perfetto, ora sono in attesa. No, ma ha già ordinato tesoro, ha già ordinato lui. Tu non devi ordinare, amore. Sì, ha già ordinato lui. Non ho capito. E vedete che c'è tanta gente, a parte che è l'unica bettola di Strangerville. Però è proprio dove si mangia molto bene, insomma, c'è un grande chef, anche fa poche cose semplici ma veramente buone. Ok, hai finito? Vai a sederti, amore, siediti, bravo, così chiacchierate un po'. Oh, allora, adesso amichevole. Chiedi della carriera, dice, ma sei proprio sicura che vuoi restare militare? Senti, Douglas, piantala con sta storia del militare, perché io da quando sono bambina che voglio fare il militare. Perciò non voglio sapere niente. Tu piuttosto com'è andata la tua giornata? Oh, guarda, è stata una giornata di sole perché io sono stato promosso e adesso sono capo lavapiatti. Per cui sto anch'io andando avanti con la carriera. Quindi prepari anche cappuccini. Ma hai studiato per diventare il cuoco? Certo che ho studiato. Insomma, mi sono esercitato. Racconta una barzelletta sulle scimmie. Mi sono esercitato parecchio. Eccoli qua. Questa è una fotina che vorrei fare. Perché tu vieni qui e non ci porti da mangiare, tesoro mio? Perché? Così, guardate che bellina questa foto, però un pochino più così e così. Se no lei non si vede. Frontali li devo prendere, dai. Prendiamoli frontali così. Guarda che carini. Ok. Qua, perfetto. Poi mentre mangiano li fotografo ancora, abbiate pazienza. Ok, vivi? Ma perché faccio compra? Ma si può essere più sceme della vita? No, è giusto, avevo fatto vivi. Ok, arriva sto mangiare o no? Che lui c'ha una fame nera? Lei no, lei mica tanto. Si è presa l'arrosto a corona. Sono carini loro due, eh? Sono proprio carini. Stesso colore di capelli hanno.
i figli non avranno da pensare ai geni recessivi perché sono dominanti entrambi i genitori, avranno per forza un figlio castano. E lui ne vuole una bella barca di figli, ha proprio voglia di diventare papà. Però ha intenzione anche di portare lei a vedere il suo sogno, a vedere la sua roulotte, perché comunque stanno parlando di soldi, dice, ma a te i soldi interessano? Dice lei a lui. E lui le dice no, sinceramente io no, preferisco, oh, è arrivato il mangiare. Bravo, bravi, ecco quanto ho ordinato, buon appetito. Mangiate e bevete. Forza ragazzi, benissimo, io intanto penso alle fotine. È già buio? Eh sì, perché qui passa il tempo che è una meraviglia, nei Sims. Non mi stupirebbe se fossero le 11 di sera già, che sono usciti alle 5. Ah, che buono questo mangiare vegetariano. Nel frattempo, mentre loro mangiano, lui ha un lavoro hard, parecchio duro da fare, perché lui deve crittare file 5 volte. L'ha fatto già 2 volte, ma la seconda volta c'era scritto che il file è andato, c'è stato un virus che l'ha distrutto, qualcosa del genere. Cosa vuoi? Lasciali in pace, perché dovete venire a... Ok. Scambia impressioni sul cibo. Allora, ordina del dolce, così scambi. Prendi la torta. Prendi una torta di fragole, dai. Festeggiate il fatto che siete insieme. Quindi prendi un pezzo e tu anche tesoro prendi un pezzo. Così vi scambiate impressioni sul cibo. Quindi altre scelte veloce, amichevole, doi, che nervi, amichevole. Discuti dei sapori del cibo, ecco qua. Poi anche lui lo chiede a lei. È buona questa torta? Sì, abbastanza. Sì, anche tu digli, a me è piaciuta. Poi adoro le fragole. Appena avremo l'orticello, ti assicuro che io coltiverò le fragole. Ah, sì? Beh, mi piacerebbe molto, io adoro anch'io le fragole. Poi scambia impressioni sul cibo. Non c'è qualche altro. Lamentati del piatto, non va bene. Entusiasmati per il pasto, digli grazie che mi hai portato fuori stasera, perché è stata una bellissima serata, ti ringrazio molto. Oh, l'ha fatto benissimo. Adesso fai una conversazione profonda. Andiamo alla C. Conversazione profonda. E tu a tua volta farai una conversazione profonda. Ok, no, flirta con il Sims accompagnatore. Romantico, accarezza la guancia. E qui ci scappa la fotina, però devo bloccare, se no con la lentezza che mi contraddistingue me le perdo tutte le fotine. Peccato che non c'è la luna dietro. Oh, non c'è la luna in cielo ancora, no. Ecco qui. Ok. Vai. E tu bacialo. Tu presa da un impeto selvaggio,
lo baci appassionatamente. Ale, oh, guarda qui che roba! Oh, ragazzi, me la sono persa. Oh, mamma mia, mi fai sudare freddo, gioia mia. Mi fai sudare freddo. È romantico. Bacia sulla gua, esprimi affetto. Facciamo la decima. Dai, dai, che fra poco abbiamo finito qui, se no non. Dai, dai. Dai, 10 su 10. No, ma per carità, ma come fallimento? Era quasi arrivata in fondo. A me sembra un gran successo. Ok, adesso potete tornare a casa. Ecco, ci mancava l'incendio che non si riesce a spegnere. Qualcuno vuole spegnere questo? Spegni, tesoro. Dai, fai vedere che sei un hippie coraggioso. Forza. Dai, piglia ste estintore invece di saltellare. Come non puoi? Spegnilo! Spegni! Scemotto. Oh, là. Beh, la serata finisce a pizza e fichi però, eh. Volevo fargli fare anche fichi fichi, ma. Su, ok. 646, sostituiamolo anche se costa il doppio. C'hanno delle assicurazioni veramente ladresche nei Sims. Fai fichi fichi con Providence e tu che guardale le due corre, l'eroina di Strangerville, guardatela qua. E anche tu fai fichi fichi con Donovan. Andate su, forza. A disagio, ho capito, poi mangerai. Io vi saluto, vorrei vedere loro due che fanno fichi fichi dopo la bella seratina insieme. Ma ancora non ha fatto pipì questa qui, è corsa per mizzica. Vabbè, vi saluto, li sistemo al prossimo episodio, vedremo come si sviluppa il flirt fra Donovan e Liberty. Ciao a tutti, ciao ciao!